È un'opera che, trattando di cose quotidiane, no? Dell'innamoramento, dei sogni della gioventù, delle delusioni della gioventù, dei drammi, dell'incontro della gioventù contro i primi grandi problemi della vita, è un'opera che non finirà mai di essere attuale. E infatti è un'opera che anche accetta e sostiene anche cambiamenti storici o cambiamenti di epoca, come l'allestimento che presenteremo, perché i giovani anche fra 500 anni saranno così, si innamoreranno, si lasceranno, si ammaleranno, si spera sempre di meno. E è un'opera che ha una grande intensità emotiva trattando di cose semplici, e questa è la sua magia, trattando di cose semplici. Ma Gaston Fournier, il direttore artistico, ha allestito una stagione secondo me molto accattivante, perché dopo ci sarà il Sansone Dalila, ci saranno Pagliacci, tante cose. Le produzioni che farò io, ci sarà una Manon Lescaut, una ripresa dell'allestimento che abbiamo già. A fine stagione ci sarà un nuovo allestimento coprodotto col Teatro Massimo di Palermo di Macbeth. Quindi secondo me è una stagione che offrirà tante sfaccettature. Ci sarà quest'opera di Vivaldi, secondo me ci sono tanti ingredienti al buffet, quindi si tratta solo di avvicinarsi al buffet e di prendere quello che uno pensa di gradire di più. Di fatto anche quelle opere che magari uno non si aspetterebbe potrebbero interessarlo sono opere comunque, mi viene in mente Katia Cavanova, opere di questo tipo, sono opere che poi lasciano comunque un segno. Certo, innanzitutto c'è un contratto da rispettare, poi non è solo una questione contrattuale, non è che si lavora in un certo modo perché c'è un contratto che delimita i termini del rapporto, c'è anche un grande coinvolgimento professionale, emotivo, di rispetto, di amore, e soprattutto il lavoro che si è fatto per l'innalzamento di qualità e per la consapevolezza della qualità che si riesce a esprimere, è un lavoro che sarebbe un peccato, insomma, interrompere in maniera, come dire, repentina. Quindi diciamo, c'è anche, da un certo punto di vista, c'è anche le clausole contrattuali, rispettate, però non è solo per quello che sono al Teatro Reggio.